Croce Rossa Napoli ha organizzato il campo anch'io sono protezione civile, dal 3 al 7 settembre presso l'Istituto dei Salesiani. Napoli, in quanto città metropolitana, ha un valore forte per questo campo ed è per questo che noi abbiamo scelto espressamente questa città e non la periferia, in quanto sono proprio quei valori ormai persi in periferia che vogliamo in qualche modo raggruppare e cercare di portare alla luce e quindi farli affiorare negli adolescenti di oggi. Ed è per questo che noi abbiamo scelto la città di Napoli quale metropoli. E speriamo, insomma, che i ragazzi, ritornando all'interno dei loro territori, possano riportare questi valori ormai affermati in città e tentare, insomma, di diffonderli anche ai loro amici, parenti e, diciamo, il loro gruppo. L'idea di coinvolgere i giovani dai 14 ai 16 anni nasce proprio per questo, perché ci siamo resi conto che in centro ci sono tantissime attività quindi, organizzate per i giovani dai fino ai 12-13 anni e per questa fascia di età era un po' dimenticata. È un campo molto particolare in quanto abbiamo scelto di usufruire di strutture organizzative specifiche, come per esempio la cucina da campo dell'esercito italiano di Maddaloni. Loro in questo frangente ci hanno aiutato a far capire ai ragazzi una certa modalità di raggruppamento, di rafforzamento. Quindi i ragazzi anche in questi pochi giorni si sono raggruppati, hanno visto come appunto un gruppo possa essere unito, collaborare, essere leale nei confronti l'uno dell'altro, ma comunque insieme trovare la forza di superare ostacoli e limiti che insomma nessuno può porre a un giovane o un adolescente. E in effetti è proprio questa struttura che ci permette di superare ogni limite grazie anche all'assenza di barriere architettoniche. Nonostante all'interno di questo gruppo di ragazzi non ci sono persone con disabilità. Quindi questo ci permette di andare oltre ogni frontiera, ogni forma di anche pregiudizio e far capire ai ragazzi che bisogna sempre guardare oltre e non insomma ogni singolo modo di vedere in maniera limitata e quindi cercare di cooperare sempre, anche se quello che vediamo magari non rispecchia i nostri canoni.